Buongiorno, generali e comandanti, dal vostro Araldo per reami mortali. Oh, finalmente, dopo mesi di leaks, rumors e indiscrezioni, sono finalmente arrivati sugli scaffali i Mega Gargants dei Sons of Behemoth, il primo esercito composto unicamente da unità di giganti. Già all'uscita del General Handbooks sapevamo i loro punteggi, e che oltre ai tre Mega Gargants avremmo avuto come linee di battaglia i Man Crusher Gargants, che sostanzialmente non sono altro che i vecchi Alegazzle rimagheggiati per funzionare con questo nuovo esercito. La cosa interessante è che ogni Mega Gargant può essere preso come alleato mercenario, pur costando più di 400 punti, da tutti gli eserciti di una particolare grande alleanza, il Kraken Eater, dalle fazioni dell'Ordine, il Warstomper, quelle del caos, e il Gatebreaker da quelle della morte. E naturalmente tutti e tre sono alleabili da ogni armata della Destruction, ma possiedono anche una loro propria allegiance, i Sons of Behemoth appunto. Vediamone insieme le caratteristiche. Essendo che possiamo trovarci dai 6 al massimo 10 modelli in campo, mi aspettavo un'abilità simile a quella degli Ogres, che aumenta la loro capacità di controllo degli obiettivi. E da questo punto di vista non sono rimasto deluso. Ogni Man Crusher Gargant conta come 10 modelli e ogni Mega Gargant conta come 20. Ci basterà quindi portarle in gittata senza né dover necessariamente attaccare per rubare un obiettivo controllato da 19 modelli avversari o anche meno. Da notare che questa è un'abilità di fazione e non di Warscroll. Se prendiamo i giganti come alleati non verrà pertanto importata nella nostra armata, e ognuno di loro si limiterà a contare come un singolo modello. Nella nostra fase di tiro possiamo prendere un'unità di Man Crusher interamente entro 18 pollici dal nostro generale. Ogni modello dell'unità può usare l'attacco a distanza lanciarocce, sono di 3 attacchi al 4 al 3 con meno 1 di rend e di 3 danni ciascuno. Ogni modello dell'unità, i Man Crusher Gargant possono essere presi a modelli singoli o unità di 3. In quest'ultimo caso, quando usiamo l'attacco a distanza, tutti e tre potranno sparare. Se altrimenti li separiamo in 3 unità da 1, solo un singolo modello potrà lanciare i sassi. Secondo me conviene comunque tenerli separati per dare maggiore mobilità e versatilità all'armata. Un'unità da 3 modelli è facile incastrarla o bloccarla e anche bersagliarla. Inoltre, a seconda del Mega Gargant che scegliamo come generale, sbloccheremo una serie di abilità aggiuntive e potremo scegliere diversi tratti e artefatti, delle sorte di sottofazioni automatiche, diciamo. Per capire meglio il funzionamento di queste sottofazioni, diamo prima un'occhiata alle Warscroll dei Mega Gargant. Hanno una serie di caratteristiche comuni, 35 ferite e save al 4+, bravery 7, un po' pochina. Gambe lunghe, quando questi modelli compiono un movimento normale, ignorano i modelli che hanno una caratteristica ferite di 10 o meno e gli elementi scenici che non sono più alti di 4 pollici. Questo me lo aspettavo, mi sembra il minimo sindacale per un'armata composta da così pochi modelli e per non farsi incastrare in un angolo da un'unità da 5 modelli da una ferita, per dire. Figli di Behemoth ignora incantesimi o abilità che ucciderebbero questi modelli senza infliggergli alcuna ferita. Questi soffrono invece di 6 ferite mortali. Mi vengono in mente la spada di Archaon o l'ascia del Mighty Lord of Khorne, ma ce ne dovrebbero essere altre dal funzionamento simile. Carica dirompente. Dopo che i modelli terminano un movimento di carica, tira un dado per ogni unità nemica entro un pollice, con 2 o più, i monster subiscono di 3 ferite mortali, tutte le altre unità di 6. Da non sottovalutare, col fatto che possono sorvolare i modelli, possono posizionarsi in modo da massimizzare questi danni. Terrore, meno 1 alla bravery alle unità nemiche entro 3 pollici. Cade! Quando vengono eliminati, i giocatori spareggiano, il vincitore sceglie un punto sul campo entro 5 pollici dal modello. Tutte le unità non Mega Gargant entro 3 pollici, da quel punto, subiscono di 3 ferite mortali. Hanno tutti l'attacco presa mortale, che colpisce al 3, ferisce al 2, con meno 3 di rend e di 6 danni. Quando questo attacco bersaglia un monster, ritiriamo i tiri per colpire pari a 1.
L'attacco di calcio al Mighty Stomp o Jump Up and Down, invece, può ritirare gli uno per colpire contro le unità che non sono monster. Nel dettaglio, invece, partiamo col Kraken Eater, il Mega Gargant con i sandali, la rete da pesca e una mazza composta da dei cannoni dei Caradron. Non a caso, può essere preso come mercenario dalle fazioni dell'Ordine. Ha tre attacchi a distanza uguali a quelli che possiamo fornire ai Mancrusher, ma con una gittata iniziale di 24 pollici. Nella nostra fase degli eroi, se si trova entro un pollice da un obiettivo che controlliamo, può calciarlo. Se lo fa, spostiamolo di un massimo di 2 di 6 pollici in una direzione a nostra scelta. A più di un pollice da altri modelli, elementi di terreno o obiettivi. Lo stesso obiettivo non può essere calciato più di una volta in questo modo per ogni fase. Molto interessante e buffo, è la prima volta che una regola permette di spostare gli obiettivi. Se vediamo che l'avversario sta per arrivare a contrastarci, può anche essere utile. Da notare però che se mettiamo due obiettivi vicini, lo stesso Mega Gargant non potrà controllarli da solo. Conta per 20 modelli per il conteggio numerico, ma rimane comunque un unico modello e da regole un singolo modello non può controllare più di un obiettivo. Dopo che questo modello ammassa, scegli di tre modelli entro 3 pollici e tira un dado per ciascuno di loro. Se il risultato è almeno il doppio della loro caratteristica ferite, sono eliminati, per quasi autoeliminare 3 modelli da una ferita. Rendere il Kraken Eater generale ci sblocca la Taker Tribe. I Mega Gargant contano come 30 modelli per il controllo degli obiettivi e i Mancrusher contano come 15, ideale contro le orde. A noi bastano due modelli per arrivare a 45. L'avversario sarà davvero molto in difficoltà, a meno che non sia fortemente incentrato sul tiro. Ogni volta che eliminiamo un eroe nemico con un artefatto di potere, otteniamo un trionfo, non a scelta, ma sempre casualmente col tiro di dado. Ritirare tiri per colpire, ferire o save non ci fa schifo, però sarà arduo ottenerli. Un avversario cercherà di nascondere i suoi eroi se sa di correre il rischio di farseli eliminare per farci ottenere poi un altro vantaggio. I tratti per generale Kraken Eater sono mostruosamente resistente, 40 ferite anziché 35, 5 ferite in più non sono poche, potrebbero seriamente fare la differenza. Vecchio e grinzoso, ritira i save di 1, su un save di 4 o più non è proprio granché. Più rumoroso delle parole, più un attacco con la mazza Shipwrecker Warclub. Forte piede destro, tira 3 di 6 quando sposti gli obiettivi. Accaparratore, puoi avere due artefatti e puoi assegnarli entrambi al generale. Estremamente intimorente, meno 1 a colpire ai modelli nemici entro 3 pollici. Garantirci più sopravvivenza non ci fa certo schifo. Per gli artefatti, Walloping Tentacles, all'inizio della fase degli eroi, scegli un eroe nemico entro 3 pollici e tira un dado. Con 4 più, questo subisce una ferita mortale. E il portatore può ritirare tutti i tiri per colpire pari a 1. Net of the Beast River, all'inizio della nostra fase degli eroi, scegli un monster e tira un dado. Con 4 più, questo prende meno 1 ai tiri per colpire. E noi, invece, un più 1. Lanterna luminosa, il portatore può lanciare scudo mistico e dardo arcano come fosse un mago e dissipare un incantesimo nella fase degli eroi nemica. L'unico nostro modo per contrastare un minimo minimo la magia, da prendere solo se avete punti per lanciare un Endless Spell che vi può tornare utile, altrimenti c'è decisamente di meglio. Krakenskin Sandals. Almighty Stomp ha 3 attacchi, rend meno 3 e danno 3. Gatebreaker ha un unico attacco a distanza a 18 pollici ma danno 4. La sua abilità unica è Smash Down. Più un danno agli attacchi che bersagliano un'unità in presidio o interamente entro o sopra un elemento scenico. Insomma, ce l'ha particolarmente con i Caradron Overlord, i Sylvaneth e i Seraphon. Inoltre, alla fine della fase di combattimento, scegli un elemento scenico entro 3 pollici dal modello e tira un dado. Se il risultato è uguale o superiore al valore mostrato in tabella, che parte da un 2 più, l'elemento di terreno è distrutto. Le sue regole sono cancellate per quella partita e rimpiazzate dalla regola Deadly per gli scenici. Bestiale, ancora una volta terribile contro i boschetti dei Sylvaneth, ma non solo. Tutti gli eserciti con un terreno soffrono tantissimo questa capacità. Naturalmente, sapendolo, si terranno più protetti del solito. Però,
Rendere il gatebreaker generale sblocca la Breaker Tribe. Tutti i gatebreaker e i main crusher ricevono un'abilità che fornisce più uno al tiro per colpire contro uno specifico tipo di unità. Le possibilità sono eroi o maghi, unità con keyword totem o con modelli di comando come alfieri e musici, unità con save 1, 2, 3 o 4 che non siano eroi o mostri, unità con 20 o più modelli, war machine o mostri, unità con cavalcatura che non siano mostri. Visto che il Gatebreaker ha un tiro per colpire di 4 più di base con la sua arma principale, questa abilità lo migliora in determinate condizioni. I Main Crusher poi ottengono la stessa abilità del Gatebreaker, più un danno alle unità in presidio o interamente entro uno scenico, e la possibilità di distruggere i terreni al termine della fase di combattimento. Tiriamo un dado e aggiungiamo il numero di Main Crusher nell'unità. Se otteniamo almeno un 7, lo scenico viene distrutto. Per i tratti abbiamo i primi tre uguali a quelli del Kraken Eater. In più, estremamente brusco. Scegli un'altra Fierce Loathings, ma solo per il generale. Smasher, ritira il dado per distruggere gli scenici. Vede rosso, se si trova entro 9 pollici da un terreno con un presidio, attacca come se non avesse subito ferite. Molto carina questa, peccato che non ci siano molti terreni che permettano di presidiare. E le navi Caradron non contano perché non sono elementi di terreno. Per gli artefatti, Enchanted Porculus, Feel No Pain al 6. The Great Rekka, i tiri per colpire di 6 non modificato col flagello generano una mortale oltre al normale danno. In più, aggiungiamo 1 alla sua abilità Smashdown. King Slaughter Cole, ritira i tiri per ferire pari a 1 che bersagliano un eroe. Ritira tutti i tiri per ferire contro il generale avversario. War Stomper, l'abilità personale è Harlot Body. Una volta per fase di combattimento, scegli un modello entro 3 pollici e tira un dado, aggiungendo il valore in tabella. Se il risultato è almeno il doppio della sua caratteristica attacchi, viene eliminato e puoi tirare un altro dado. Con 4 più, un'unità entro 12 pollici subisce un numero di ferite mortali pari alla caratteristica ferite del modello precedentemente eliminato. Molto carina la resa del modello lanciato via, ma al massimo possiamo aspirare a eliminare con una certa sicurezza, modelli da 3, 4 ferite, visto che il bonus che abbiamo è più 2 full ferite e scende fino a meno 2. La caratteristica attacchi della Titanic Boulder Club è uguale al numero di modelli nemici entro 3 pollici più il valore riportato in tabella. I mostri contano come più 4 attacchi, minimo un attacco, massimo 10 attacchi. Contando che non ha attacchi da tiro, avrei preferito un valore fisso a 10 per questo attacco. Il War Stomper generale ci sblocca la Stomper Tribes. Tutti i Main Crusher hanno più un danno con le loro armi contro unità che contengono 10 modelli e più 2 danni contro unità che contengono 20 modelli. Inoltre guadagniamo 6 abilità di comando che possono essere utilizzate su tutti i Main Crusher entro 18 pollici dal generale. Muovetevi, pelandroni! I tiri per la corsa dei Main Crusher sono considerati come se fossero 6 pollici. Prendete quelle rocce e buttatele contro qualcosa. Il tratto Chunk Rock si applica a tutte le unità entro 18 pollici dal generale. Oh, voi, caricate! Ritira le cariche per i Main Crusher entro 18 pollici. Smettetela di tentennare e colpiteli. Ritira i tiri per colpire pari a 1. Guardatevi le spalle. Ritira i save pari a 1. Dove pensate di andare? Le unità di Main Crusher sono immuni ai test di shock. I tratti per War Stomper troviamo i soliti tre uguali per tutti, più Inescapable Grip, ritira il dado per lanciare via il modello, Very Shouty di 3 punti comando addizionali all'inizio del primo round, Eager for a Fight, tira 3 di 6 per la carica e puoi caricare a 18 pollici di distanza. Per gli artefatti troviamo Ironweld Chestus, ritira i save per il portatore. Inoltre, se il nuovo 6 non modificato è un 6, l'attaccante subisce una ferita mortale. Ritirare i save diventa vitale per il nostro pezzo centrale, considerando poi che è un 4 più di base. Mazza della prima quercia, nella tua fase degli eroi sana una ferita al portatore. Inoltre, tira un dado quando il portatore viene eliminato. Con 4 più non viene eliminato e ignora tutte le ferite ancora da assegnare. Mantle of the Destroyer.
I Gargant entro 12 pollici hanno una caratteristica bravery di 10 e possono ritirare le cariche. Anche questo è molto forte considerando che partono da bravery 7. Vediamo ora i Mancrusher, le nostre linee di battaglia. Possono essere presi singolarmente o in unità da massimo 3 modelli. In questo caso abbiamo uno sconto di 60 punti sul costo complessivo. Un'unità da 3 conterà comunque come tre unità diverse ai fini di soddisfare i requisiti delle linee di battaglia. La clava, che prima aveva 3 di 6 attacchi, adesso ha 10 attacchi netti, e la testata, da 6 danni iniziale, parte ora da 4, ma degrada con un valore numerico fisso anziché casuale. Se si trovano entro 12 pollici da un Mega Gargant nella fase di carica, possono caricare anche se hanno corso nello stesso turno. Si combina ottimamente con l'abilità di comando del War Stomper nella Stomper Tribe. Correranno a quel punto tutti di 14 pollici e potranno anche caricare. Dopo che un modello compie un movimento di carica, sceglie un'unità entro un pollice e tira un dado. Se il risultato è uguale o superiore al valore mostrato nella tabella dei danni, l'unità subirà di 3 ferite mortali. Il valore iniziale è un 2 più. Unità da 3 modelli possono fare 3 di 3 ferite mortali. Forse meglio anche della carica degli Ogors. Dopo l'ammassamento, scegliamo un modello nemico e tiriamo un dado. Se il valore è almeno il doppio delle sue ferite, questi viene eliminato. Alla morte il gigante cade, i giocatori spareggiano e il vincitore sceglie un punto sul campo entro 3 pollici dal modello. Tutte le unità non Gargant entro 2 pollici subiscono di 3 ferite mortali. Allora, che dire? Beh, di carne al fuoco ne hanno messa per essere un esercito costituito solamente da 3 unità diverse. A una prima rapidissima occhiata sembra che abbiamo solo 3 scelte per la costruzione del nostro esercito: 3 Mega Gargant e 3 Mancrusher, 2 Mega Gargant e 6 Mancrusher o un solo Mega Gargant e 9 Mancrusher. In realtà, questo è solo uno step. Dobbiamo poi decidere se raggruppare i Mancrusher in unità da 3 o tenerli tutti sparpagliati. Che tipo di Mega Gargant scegliere e a quale sottofazione dedicarci? A una prima analisi mi sembra che convenga specializzarsi e usare uno o due Mega Gargant dello stesso tipo, e per il resto swarmare il campo con i Mancrusher, per quanto dei giganti ti consentano di swarmare. Tutte e tre le tribes hanno i loro pro e i loro contro. Forse la Taker, quella del Kraken Eater, è quella con meno potenziale sia di danno che in un'ottica più generale. La Breaker è molto tematica e rende perfettamente l'idea di questa massa di giganti che corre distruggendo interi villaggi. E anche a livello pratico permette di destabilizzare gli avversari che fanno uso di terreni e guarnigioni. La Stomper, con le sue abilità di comando, è la più flessibile e versatile. Un War Stomper e 9 Mancrusher possono muoversi velocemente, fare molti danni da carica e massimizzare gli attacchi a distanza, per quanto la loro qualità non sia eccelsa. Queste ultime due tribes, tra l'altro, avendo bonus al tiro per colpire o al danno, compensano i profili da mischia un po' deludenti. Infatti, considerando che ci troviamo davanti a dei giganti colossali, mi aspettavo un danno base di 4 o 5 ciascuno. Purtroppo invece la media si aggira sul 2 e non parliamo dei D3 danni dei calci veramente ridicoli. Niente da dire sul rend invece, onestissimo. Non mi aspettavo le 35 ferite, davo per scontato che sarebbero state 20 come Archon o al massimo 25 se proprio. Beh, tutto sommato, considerando che giochiamo con pochissimi modelli e ognuno di loro ha un valore strategico immenso, ha perfettamente senso. Note dolenti invece per quanto riguarda la difesa save blando e praticamente nessun modo per salvare le ferite mortali, fatta eccezione per un unico artefatto disponibile solamente per il Gatebreaker, tra l'altro. Da questo punto di vista, come tratto di battaglia, ci sarebbe stato molto bene un bel Feel No Pain al 6 a tappeto per tutto l'esercito, o magari anche solo esclusivo per i Mega Gargant. Anche dal versante magico rischiano di prendere schiaffi e malus veramente da tutti, anche dall'esercito più scarso e privo di bonus. Uno Tzinch, un Seraphon, un Luminet avranno veramente vita facile contro di loro, assieme a tutte quelle armate che hanno modo di limitare il movimento. Mi viene in mente, tanto per dirne una, l'abilità di comando del principe demone col marchio di corna.
Quanto riguarda l'estetica dei modelli, gli sprue hanno veramente tantissimi componenti e quindi possibilità di personalizzazione. Mi dispiace solo che la posa sia la stessa per tutti e tre. Vista la mole impressionante di bits, avrebbero potuto dare la possibilità di cambiare perlomeno il posizionamento delle gambe, come nel kit del Trilord. Col fatto che possono essere presi come mercenari dalle altre fazioni, sono adattissimi a realizzare uno o più tematiche particolari. Ecco quindi che il Gatebreaker può essere dipinto come se fosse un gigantesco zombie. Si possono aggiungere pezzi di armatura dorata al Kraken Eater, magari presi dal kit dello Stardrake, e il Warstomper potrebbe avere estremità corrotte dal caos, quindi tendenti al nero, rosso, blu o viola, con tentacoli che fuoriescono dal corpo, come se fosse un gigantesco spawn. O ancora realizzare un gigante orco dipinto tutto di verde, o un gigante dei Beastclaw Raiders con mani e piedi congelati. Insomma, le possibilità sono praticamente illimitate. Questa era la mia opinione riguardo i Sons of Behemoth. Scrivetemi voi nei commenti che cosa ne pensate, se avete in mente di realizzare un'armata di giganti e quali delle tribes preferite. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui e vi do l'appuntamento, come sempre, al prossimo video. Un saluto dal vostro Araldo dei Reami Mortali.